Io penso sicuramente che quello che è stato fatto in questi anni nella nostra terra, nella provincia di Reggio Calabria, ormai ha gli occhi di tutti. Oggi la musica e il riconoscimento delle istituzioni a quello che rappresenta per la musica è un dato di fatto. E un grande della musica come Riccardo Muti, forse il più grande interprete vivente della cosiddetta musica colta, che prende a modello i ragazzi di Calabria per portare come biglietto da visita positivo in tutto il mondo, non c'è bisogno di commentare e di dire altro, è una cosa che ci inorgoglisce e ci stimola ad andare sempre avanti. È il coronamento di una giornata storica per la nostra provincia. E quindi questo è anche merito per chi sta dando tanto in questa Calabria, soprattutto anche dobbiamo ringraziare l'assessore Laberti che ci ha dato l'opportunità di avere questi eventi a Reggio, che non è cosa che tutti possono avere. Che ci sia lo stesso entusiasmo nonostante le difficoltà lo dimostra evidentemente che le bande musicali nella provincia Regina sono cresciute in questi anni, sono circa una cinquantina, una bella realtà. Sì, assolutamente, è cresciuto non solo numericamente, ma anche dal punto di vista della qualità, che è la cosa più importante. E oggi, diciamo, questa è la conferma che c'è stato questo risultato, ma non solo, anche la cosa bella è che questi gruppi collaborano insieme. È sempre un'emozione sia per noi maestri che per i nostri ragazzi. Certamente penso che il ritorno di Muti vada al di là della semplice manifestazione, perché comunque vuole dimostrare con l'affetto, l'attenzione e la vicinanza per la nostra terra, ma anche per la vita artistica della nostra terra, per la vita delle nostre orchestre giovanili. Quindi ecco, noi siamo pronti come dire, ad accoglierlo sempre a braccia aperte, perché la sua presenza ci fornisce sempre maggiori stimoli per andare avanti e proseguire questo cammino. Eh sì, tutto è nato da, ormai sappiamo tutti, da quell'incontro che il maestro ha avuto qui su Reggio e poi è tutto un susseguirsi, un crescendo rossiniano, se vogliamo usare un termine musicale. Dare veramente la musica, perché il maestro Riccardo Muti rappresenta solamente la musica. Noi lo stiamo onorando con un brano Il Reggente di Saverio Mercadante, anche per dare un tocco alla sua origine. Ecco, questo maestro di questo brano per tanti anni fu il direttore del Conservatorio di Napoli. Per questo motivo e anche per diciamo, ecco, le origini del maestro abbiamo insomma, cercato di onorarlo in questa maniera.